Il software Namiral CAM Building consente, attraverso un'interfaccia user-friendly, di effettuare tutte le verifiche relative ai criteri minimi ambientali contenuti nella norma del DM 11 ottobre 2017 e del DM 23 giugno 2022. Il programma genera una relazione utile per dimostrare il rispetto dei criteri ambientali minimi in funzione della tipologia di progetto e anche una relazione CAM specificata nel DM 23 giugno 2022. Cliccando su File abbiamo la possibilità, cliccando su Nuovo, di generare dei documenti predefiniti, sia criteri ambientali minimi con il vecchio decreto, sia un nuovo documento redatto invece con il nuovo decreto del 23 giugno 2022. Con questa versione abbiamo la possibilità anche di aprire vecchi file redatti. Semplicemente andando su Apri, possiamo trovarli se li abbiamo già aperti sotto documenti recenti, oppure basterà andarli a ricercare all'interno del nostro computer. Cliccando su Salva e su Salva con nome, possiamo salvare i nostri lavori. Nel menu Home, sulla sinistra troviamo il menu ad albero, che è il cuore del programma. All'interno del menu ad albero ci sono dei macronodi che riguardano in primis l'identificazione e la descrizione dell'opera e poi quattro macronodi che riguardano i criteri ambientali minimi redatti con il nuovo decreto. Per visualizzarli tutti possiamo tranquillamente espandere l'intero albero. In base alla scelta del tipo di intervento che andiamo a effettuare nei dati principali del progetto, possiamo andare a nascondere o a visualizzare i criteri che fanno riferimento a quello specifico tipo di intervento. Cliccando su Archivi di base troviamo gli archivi dei materiali e dei soggetti. Questi archivi sono archivi condivisi con altri software Namiral, come ad esempio Termo o Certificazione Ambientale. Cliccando all'interno dell'archivio dei materiali troviamo l'archivio di base, che è un archivio che non è modificabile e non è editabile, e l'archivio utente, nel quale l'utente ha la possibilità di andare a creare un nuovo materiale specificando i dati che vengono richiesti e soprattutto andando a specificare la categoria del materiale che si va a creare. Nell'archivio dei soggetti abbiamo la possibilità di andare a generare, per esempio, un nuovo soggetto specificando il nome e il cognome. Andando ad inserire i dati anagrafici dello stesso. Tornando su Home, partiamo dalla compilazione del primo macronodo, che è quello dell'identificazione e descrizione dell'opera. Nei dati principali del progetto andiamo a scegliere il tipo di intervento che vogliamo analizzare, specificando la superficie utile dell'edificio. Nella tabella sottostante abbiamo la possibilità di inserire uno o più edifici. Cliccando sul tasto con il fogliettino bianco, dovremo soltanto specificarne il nome e chiaramente scegliere il tipo di intervento. In questo caso, avendo scelto tipo di intervento nuovi edifici, ovviamente abbiamo sulla nostra destra il tipo di intervento soltanto di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione. Scegliendo per esempio invece il tipo di intervento di ristrutturazione edilizia, il software ci permette di scegliere fra quattro tipi di intervento: quello di ampliamento, di ristrutturazione di primo livello e di ristrutturazione di secondo livello con la discriminante della superficie utile. Abbiamo la possibilità di creare un altro edificio
e avendolo creato avremo nel menu ad albero a sinistra appunto un nuovo nodo che si chiama edificio 2. Se vogliamo andare ad eliminare l'edificio basta cliccare su questo e poi di seguito andarlo ad eliminare cliccando sul cestino. Infine, sempre nei dati principali del progetto, andremo ad inserire i dati del redattore del progetto che verranno stampati nella copertina della stampa delle verifiche di ottemperanza. All'interno della voce descrizione sintetica dell'opera, aiutandoci attraverso la toolbar del Word Processor, possiamo andare ad inserire una breve descrizione dell'opera per spiegare e cercare quindi di comprendere al meglio quali sono le caratteristiche dell'edificio che stiamo andando ad analizzare. Anche la descrizione sintetica dell'opera sarà poi stampata all'interno delle verifiche di ottemperanza. Alla voce committenti e soggetti andiamo ad inserire appunto i soggetti dello studio di questa opera. All'interno della cartella dei committenti possiamo andare o a digitare direttamente i dati anagrafici della persona fisica o della società, oppure possiamo importarli dal nostro archivio di base dei soggetti, cliccando o sul tasto Importa oppure cliccando con il tasto destro del mouse su Importa soggetto d'archivio e poi dovremo soltanto andarlo a selezionare. Viceversa, se per esempio andiamo a compilare i dati anagrafici direttamente all'interno del file e poi vogliamo salvare il soggetto nel nostro archivio utente, dovremo andare semplicemente, una volta compilati i campi, ad andare ad esportare il soggetto cliccando sul tasto esporta o allo stesso modo andando a cliccare con il tasto destro esporta soggetto in archivio. Infine possiamo azzerare i dati del soggetto, quindi qualora avessimo inserito i dati anagrafici all'interno del file, cliccando su Azzera dati del soggetto andiamo a ripulire tutti i campi. Allo stesso modo, nella cartella soggetti possiamo andare a definire i soggetti, per esempio il progettista architettonico, strutturale, impianti elettrici e tutti gli altri soggetti che rientrano nello studio dell'edificio che stiamo andando ad effettuare. Successivamente troviamo invece proprio i macronodi che riguardano i criteri ambientali minimi, le specifiche tecniche progettuali di livello territoriale urbanistico, le specifiche tecniche progettuali per gli edifici, e infatti vedete che viene riportato sotto l'edificio che siamo andati a creare, le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione e infine le specifiche tecniche progettuali relative al cantiere. Per andare a compilare i vari criteri ambientali minimi, andiamo a cliccare su ognuno di essi nel menu ad albero a sinistra. Come vedete, per ogni criterio ambientale ripreso dalla normativa, il software riporta una descrizione del criterio e le azioni richieste al progettista. Inoltre, per ogni criterio, oppure per quasi tutti i criteri, ci viene chiesto se è stato redatto uno specifico elaborato progettuale. Se la risposta è no, si dovrà motivare il rispetto del requisito in una nota tecnica che trovate sotto il criterio di riferimento. Anche in questo caso possiamo andarlo a compilare attraverso i comandi del Word Processor. Se rispondiamo invece affermativamente, dobbiamo andare ad inserire il codice dell'elaborato progettuale che sarà poi allegato alla relazione. Per alcuni criteri
Oltre alla descrizione del criterio e alle azioni richieste al progettista, ci sono una serie di domande alle quali possiamo rispondere affermativamente o in maniera negativa, e se la risposta, per esempio, è negativa, dobbiamo andare a specificare nelle note il perché non si è tenuto conto di questo criterio. L'inserimento, vedete, delle verifiche di tutti i criteri che sono contenuti nel menu ad albero avviene allo stesso modo. In ogni caso, troviamo la descrizione del criterio, le azioni richieste dal progettista ed eventualmente una serie di domande alle quali possiamo rispondere, come vi dicevo, affermativamente o negativamente con dei radio button. Una volta completati l'inserimento e le specifiche per tutti i criteri, possiamo andare a verificare se abbiamo inserito tutte le informazioni necessarie alla stampa, cliccando sul tasto Verifica dati. Il software ci segnala quali sono i dati essenziali mancanti e i dati importanti mancanti. Facendo doppio clic su ciascuna segnalazione, per esempio questa della superficie utile, il software ci rimanda al punto nel quale è necessario andare ad inserire il dato mancante. Una volta sistemate tutte le segnalazioni del semaforo, possiamo procedere con la stampa. Abbiamo la possibilità di stampare la stampa riepilogo dati e la stampa relazione CAM secondo il DM 23 giugno 2022. Nella stampa riepilogo dati, praticamente la stampa delle verifiche di ottemperanza e non è altro che il riassunto di tutti i criteri che sono stati analizzati, nei quali andremo a ritrovare eventualmente anche le note dei vari criteri e ad esempio il numero degli elaborati o eventualmente le note che siamo andati ad inserire all'interno di nota tecnica. Stampando la relazione CAM abbiamo invece la possibilità di ritrovare punto per punto per ogni criterio, adesso qui per esempio li vedete vuoti, tutto ciò che siamo andati a inserire all'interno delle note tecniche, cioè il motivo per cui il progettista deve andare a specificare il rispetto del requisito.